di nuovo collegati con Caorle all'interno della Peter Pan Pitch Arena, con altri due protagonisti di questa tappa al mio fianco, Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti, che hanno appena vinto la semifinale contro Abbiate Andreatto, l'abbiamo detto, neo campioni d'Italia. Una delle coppie che contendevano appunto il titolo tricolore ad Abbiate Andreatto erano Manuel e Mauro, che però intanto sono in finale di questa tappa, comunque importante a livello di punti, a livello di montepremi. Allora partiamo da qui, la semifinale già dice tutto, questa, avete vinto la semifinale contro chi si è laureato campione d'Italia. No, intanto congratulazioni a Abbiate Andreatto, perché se lo sono veramente meritati. E per tutta la stagione hanno espresso un bellissimo gioco, quindi congratulazioni innanzitutto a loro. Poi la semifinale è stata una battaglia, noi l'abbiamo giocata veramente al massimo, non ce l'aspettavamo di giocarla così bene sinceramente, e quindi niente, magari anche loro un po' pagati, un po' già dal risultato prima della partita, quindi non c'era tutta questa forse motivazione, perché campioni d'Italia non è facile, quindi e niente, e noi ci giochiamo questo torneo, questa finale, questo torneino e vediamo come va. Mauro, tempo di bilanci poi li potremmo fare dopo la finale chiaramente, no? Però avete conteso fino all'ultima partita quasi lo scudetto, no? Che per una coppia come la vostra, comunque giovane, non è cosa da poco. In questo ci avete messo anche delle esperienze internazionali che magari vi hanno costretto a pagare dei punti nel campionato italiano, che magari potevate arrivare ancora a giocarvela fino in fondo. Di rimpianti immagino non ce ne siano chiaramente, perché avete fatto delle esperienze importanti a livello internazionale. Però cosa vi resta dopo questa stagione di beach volley? Sì, hai detto una cosa molto bella, nessun rimpianto, assolutamente, perché tutto ciò che abbiamo fatto di internazionale l'abbiamo deciso, programmato, e abbiamo anche lì sempre sfiorato la semifinale, quindi vuol dire partendo sempre dalle qualifiche, quindi due partite in qualifica più girone, ottavi, quarti, sempre sfiorata la semifinale, quindi non abbiamo assolutamente rimpianti, stiamo facendo il percorso che abbiamo fatto qua qualche anno fa, quindi era quello che ci serviva anche per questo risultato che faremo oggi. Comunque andrà, per noi è un bel risultato, il percorso è in crescita e niente, quindi siamo contentissimi delle nostre scelte. Manuel, chiudo con te, vi aspetta una finalina interessante, perché davanti a noi stanno giocando l'altra semifinale, Lupo e Tox contro Camminati Rossi, non vi annoierete? Assolutamente, ci aspettano di due squadre, chiunque vincerà veramente sarà una bellissima finale, anche perché sono quattro campioni di livello internazionale, quindi niente, siamo ancora più carichi di giocare contro di loro, quindi non abbiamo niente da perdere, ce la mettiamo tutta come sempre e niente, faremo divertire anche il pubblico. Non vediamo l'ora chiaramente anche noi. Adesso vi lasciamo, intanto andate a studiare gli avversari e poi vi mandiamo da coach Luigi Alfieri, perché sennò poi quello ci richiama subito all'ordine, non sia mai. Abbracciamo ovviamente coach Luigi Alfieri, speriamo di averlo magari anche qui dopo insieme a noi. Ancora complimenti a Manuel e a Mauro e in bocca al lupo chiaramente per la finale. Per il momento è tutto da Caorle, rimanete sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo perché arriveranno altri contributi da Caorle. A dopo.